sole illumina una piazza San Pietro piena di turisti in fila per ammirare il cuore della cristianità. Sotto il colonnato c'è un'altra fila, un'altra umanità che lì trova un luogo voluto per loro proprio da Papa Francesco. Le tre docce sono state aperte agli inizi di febbraio, dopo un adeguamento della struttura già esistente. Subito dopo è stata predisposta una barbieria. Ogni giorno tra le 60 e le 80 persone possono usufruire del servizio, cambiarsi e avere a disposizione un asciugamano pulito insieme ai prodotti per l'igiene personale. Appena aperte, tantissimi volontari hanno chiesto alla Elemosineria Apostolica, all'Ufficio della Carità del Papa, di poter prestare servizio. Oggi sono molte le persone che hanno fatto e continuano a fare questa esperienza di accoglienza. La chiama così Monsignor Diego Ravelli, capo ufficio Elemosineria Apostolica. Perché la prima cosa che si vuole fare è accogliere le persone, farle sentire come persone, fargli percepire che hanno la loro dignità. E chi le accoglie deve accoglierle così, deve accogliere come si accoglie Gesù. Ecco, non stiamo accogliendo, ma accogliamo Gesù, quindi vogliamo vedere nel loro volto il volto di Cristo. E chi l'accoglie lo deve fare così e lo fa così. E quindi l'accoglie in questo modo. Rosanna lo fa esattamente con questo spirito. È volontaria dell'Unitalsi da tempo. A colpirla, racconta, sono soprattutto le donne, spesso silenziose, nascoste, ma che non perdono mai la loro dignità. È felice di questa esperienza fatta di vicinanze e di sorrisi e che fa bene all'anima. Le risposte sono sempre tante e a volte sono silenziose. Sono delle risposte che non hanno parole, a volte vanno via e ti guardano soltanto. Però in quello sguardo c'è tutto, c'è la gratitudine, la contentezza di essere considerati delle persone normali quando vanno in giro perché sono senza barba o con i capelli fatti. Ho visto delle persone trasformate dopo che erano andate al barbiere e che chiedevano che cosa proprio potevano sembrare, se sembravano più belli, e noi naturalmente gli diciamo sei bellissimo. Enrico è un parrucchiere per signora. Sul giornale aveva letto la notizia dell'apertura delle docce, così ha chiesto di poter andare. Poi alla fine si trovano tutti, italiani, rumeni, ucraini, polacchi, tutti. Però sono sempre persone dignitose, ecco. Non si aspetti il barbone proprio vecchio stampo. Persone che hanno perso lavoro, persone che stanno in difficoltà, persone che non hanno un euro. Io ho incontrato un ingegnere informatico che dopo 3 anni aveva trovato lavoro presso un distributore di frutta e non aveva soldi per tagliarsi i capelli. Però dignitosamente è venuto, ha raccontato un po' la storia e questo ovviamente ti fa pensare. E uno vorrebbe aiutarli, no? Prendersi cura dei preferiti di Dio per arrivare a Lui. È l'insegnamento di Papa Francesco, un messaggio che in questi tempi difficili in molti stanno cogliendo. È vero che con Papa Francesco questo ufficio forse ha avuto una risonanza maggiore anche per alcune iniziative che il nuovo elemosiniere ha creato, ha voluto, ha messo in pratica e hanno avuto davvero una risonanza ampia, anche, non so se per curiosità, ma almeno quella curiosità ha suscitato anche tanto volontariato, ha suscitato davvero in tante persone che sentono questo un desiderio anche loro di poter essere in qualche modo anche loro una carezza di Dio per i più poveri e i più bisognosi.